La sigla di Campania Live segna l'inizio di una nuova giornata, un nuovo appuntamento in diretta sul canale 16 in compagnia delle nostre rubriche, dei nostri ospiti e dei tanti collegamenti con l'informazione. Oggi spazio all'economia e poi ancora attenzione a salute e benessere ed anche spazio alla musica, ma come sempre partiamo dai collegamenti con l'informazione. Andiamo subito a Benevento da Alessandro Fallarino. Alessandro, buongiorno, a te la linea. Torniamo in studio, vediamo Alessandro già pronto al rione ferrovia, proprio nei pressi della stazione di Benevento. Andiamo ad Avellino adesso, torneremo a breve a Benevento da Alessandro Fallarino, ma adesso andiamo ad Avellino da Rossella Strianese. Sì, buongiorno Imma, buongiorno a tutti i telespettatori di Campania Live in questo venerdì 15 marzo. Vi do un anticipo di quelle che saranno le notizie principali su Avellino che saranno trattate oggi nel corso delle edizioni del nostro telegiornale. Chiaramente noi stiamo seguendo con grande attenzione ciò che accade in procura ad Avellino in relazione all'inchiesta sugli appalti al comune a Palazzo di Città. Che in queste ultime ore vede indagato anche il sindaco Gianluca Festa. Nelle ultime ore ha parlato anche l'avvocato difensore del primo cittadino, l'avvocato Luigi Petrillo, in attesa delle prossime mosse della procura. Dunque la difesa si organizza e ha commentato anche il susseguirsi degli accessi effettuati in comune dagli inquirenti a caccia di delibere non pubblicate e di altri documenti relativi alle gare d'appalto. L'avvocato Petrillo, l'avvocato del sindaco Festa, parla di un inquietante ritmo serrato di perquisizioni e acquisizioni degli atti. La procura, tra l'altro, non ha depositato gli atti al riesame, dunque non è stata ancora neanche fissata l'udienza che consente alla difesa di poter avere accesso all'intera documentazione. Peraltro, appunto, anche per la stampa in queste ore è chiaramente difficile ricostruire esattamente i capi d'accusa e sui quali appunto si sta lavorando in queste ultime settimane. Questa, diciamo, la notizia principale che noi continueremo a seguire. L'altra riguarda la politica, perché Avellino è l'unica città capoluogo, lo sapete, che andrà al voto a giugno per le amministrative e chiaramente anche la campagna elettorale sarà in qualche modo condizionata inevitabilmente da quanto sta accadendo sul piano giudiziario al comune di Avellino. In queste ore però è il centrosinistra che insomma deve uscire un po' dallo stallo, lo vediamo nelle immagini, il tavolo di centrosinistra. Sinistra, del Fronte Progressista, PD, Movimento 5 Stelle e associazioni e gruppi consiliari sono ancora al lavoro per trovare la figura del candidato sindaco da contrapporre a Gianluca Festa, l'uscente Gianluca Festa. In queste ore il problema chiaramente è tutto interno al Partito Democratico. Questa mattina, proprio in questi momenti, si sta riunendo il gruppo consiliare del Partito Democratico e si attende entro fine settimana che si sciolgano finalmente le riserve e tutti i nodi politici che riguardano il nome del candidato sindaco. In pole position ci sono due nomi in particolare, quello dell'ex vice sindaco Antonio Gengaro, che è, diciamo, riferimento dell'area Schlein del Partito Democratico ad Avellino, e Giancarlo Giordano, ex deputato di Sinistra Ecologia e Libertà, esponente di Sinistra Italiana, che è appunto l'altro nome in campo. Vediamo nelle prossime ore che cosa accadrà. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea. Rossella Strianese, torniamo in studio per pochi secondi perché andiamo subito a Salerno da Sara Botte. Buongiorno Imma e buongiorno ai telespettatori di 8 Channel. Da Salerno si inizia a parlare già di turismo pasquale. Mancano ancora diversi giorni, però i dati che ci arrivano sono
positivi e fanno ben sperare, quasi tutto esaurito negli alberghi e nei bed and breakfast. Questo ci riportano gli addetti al settore. Per il presidente di Federalberghi, Antonio Ilardi, da sottolineare come siano aumentate le date di permanenza in città. Questa è una cosa veramente positiva, perché si parla di due notti, di tre notti, quindi la maggior parte dei turisti che arriveranno a Salerno, soprattutto dalle regioni limitrofe, ma anche stranieri provenienti anche dalla Spagna, per lo più dalla Spagna, resteranno di più in città, e questa è una cosa che fa sperare bene anche in vista della stagione estiva, che si preannuncia quindi davvero davvero positiva. La città è in continuo movimento, come potete vedere ci sono tanti cantieri, si sta procedendo anche con la costruzione di un nuovo albergo nella zona di Foce Irno, quindi ci si prepara ad accogliere quella che sarà ad accogliere i visitatori che ci saranno, insomma, nei prossimi mesi, anche nei prossimi anni. Questo era un progetto del comune portato avanti, insomma, anche con il ripascimento, una città che continua a investire su quello che è il turismo. Per quanto riguarda l'assessore al turismo Ferrara, anche lui si è detto soddisfatto di queste prime proiezioni che ci sono state in vista della Pasqua e quindi dell'estate 2024. Poi questo sarà solo il banco di prova. Il 23 marzo partono anche i traghetti da Salerno per la costiera amalfitana, si aspetta poi anche la partenza l'11 luglio dell'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi. Insomma, ci si prepara a quella che è a quello che sarà sempre più uno sbocco fondamentale per la città, cioè quello rivolto all'economia basata sul turismo. E da Salerno è tutto, vi restituisco la linea. Assolutamente, grazie, grazie a Sara Butte. Ne approfitto per anticiparvi che anche noi apriremo un nuovo focus sull'economia la prossima settimana, ma per il momento non vi anticipo altro, perché dalla regia mi comunicano che siamo pronti ad andare a Benevento da Alessandro Fallarino. Dovremmo aver ripristinato il collegamento. Alessandro, a te. Sì, ma buongiorno a te, ci sono stati un po' di problemi di linea per il collegamento. Io mi trovo a Piazza Colonna, dove praticamente c'è la stazione ferroviaria centrale di Benevento e dove in questi giorni, da ormai tre giorni, sono presenti decine e decine di pullman che fanno la spola tra Benevento e Foggia. Questo perché, come ben sanno i nostri telespettatori, perché è interrotta la linea all'interno di una galleria tra Benevento e Ariano Irpino, un'interruzione provocata da una frana, un'interruzione che sarà presente per almeno 30 giorni, tempo utile secondo le previsioni di RFI per ripristinare la tratta ferroviaria interessata da uno smottamento proprio all'interno della galleria. Ebbene, a Benevento arriva tutto il flusso di passeggeri diretto nel sud Italia, sia con gli Intercity che con le linee ad alta velocità. Si fermano qui a Benevento, dove ci sono i pullman sostitutivi alle nostre spalle, per poi ripartire alla volta di Foggia e aggirare in questo modo, con un ritardo medio di un'ora, un'ora e mezza, aggirare così l'ostacolo rappresentato da questo smottamento all'interno della galleria tra Monte Calvo ed Ariano Irpino. Inutile dire, oggi è venerdì, quindi in questo momento non c'è tanta gente, ma a breve, tra circa mezz'ora, qui a Benevento arriveranno circa 1000 passeggeri, tra mezzogiorno e le 3 arriveranno circa 1000 passeggeri, ed è tutto quei pendolari che dal nord scendono verso il sud. Una situazione non semplice anche in vista della Pasqua, che come sempre accade porta qui sia a Benevento che in Puglia che in altre regioni tantissime persone che arriveranno qui all'hub della TAV creato a Benevento. Ci sono i pullman sostitutivi di Ferrovie dello Stato, c'è ovviamente qualche disagio, ma con il passare dei giorni si spera che la macchina dei bus sostitutivi possa creare quanto meno disagi possibili. Imma, da Benevento è tutto, se non ci sono domande io ti restituirei la linea. Grazie, grazie ad Alessandro Fallarino. Torniamo studio, vi ricordo come sempre ulteriori aggiornamenti nel prossimo TG di 8 Channel delle ore 14. Ed ora parola all'esperto.
Torna come ogni venerdì il nostro focus dedicato all'economia. Con noi Gianni Lepre, noto economista, docente universitario. Professore, buongiorno e grazie per la sua disponibilità. Salve a tutti, grazie per l'invito. La settimana scorsa è stata celebrata la festa delle donne, la giornata dedicata proprio ai diritti delle donne. Sicuramente un tema centrale quando si parla di festa delle donne, di diritti delle donne, è il lavoro, la dignità passa attraverso il mondo del lavoro. Come stanno le cose? Su questo ovviamente non c'è alcun dubbio, però dobbiamo, ahimè, ricordare a tutti noi e a quelli che ci ascoltano che purtroppo la disoccupazione femminile è altissima. Siamo nell'intera nazione al 50%, però poi purtroppo al sud, in Campania, i numeri sono ancora più accentuati, la disoccupazione femminile supera il 60%, quindi c'è tanto da fare, dobbiamo dire che le istituzioni devono nel modo più assoluto intervenire, perché lei l'ha detto nella domanda, la dignità delle donne passa anche attraverso la possibilità di lavorare, e purtroppo ad oggi gli sbocchi lavorativi sono, come detto, limitati. Bisogna che ci siano più incentivi per le aziende ad assumere le donne, più possibilità affinché le stesse si specializzino, perché noi ricordiamo che, tra le altre cose, la disoccupazione, quando parliamo di disoccupazione in generale, è in Italia al 10%, al sud al 15%, quella giovanile è un altro problema molto serio e molto sentito, in Italia al 30%, nel sud praticamente siamo al 40%, quella femminile abbiamo detto al 60%, quindi ci sono degli incentivi per le aziende che assumono donne, però ce ne devono essere ancora di più. Tra le altre cose dobbiamo dire che, come detto, la disoccupazione è alta, però le aziende cercano delle figure lavorative, tra cui ovviamente si possono inserire anche le donne, però non ci sono le specializzazioni ad hoc. Quindi c'è un paradosso, la disoccupazione è alta, ma praticamente le aziende, pur volendo assumere, non hanno la possibilità di farlo perché non ci sono le specializzazioni specifiche che servono poi alle aziende per poter assumere. I dati che ci ha illustrato sono numeri che fanno sicuramente riflettere. Noi anche in occasione dell'8 marzo ci siamo impegnati a garantire questo tema, a tenere questo tema sempre aperto da diversi punti di vista. Sicuramente il lavoro è un tema, un aspetto fondamentale. Io le chiedo anche, ci sono donne che vogliono iniziare in proprio un'attività, ci sono delle agevolazioni? Allora, incominciamo col dire che fino all'anno scorso le donne che praticamente volevano intraprendere, quindi svolgere un'attività per conto proprio, avevano la possibilità di ottenere alcune agevolazioni, addirittura a fondo perduto rispetto a quello che loro dovevano investire, fino ovviamente a un certo importo. Parlavamo di agevolazioni a fondo perduto del 50% dell'investimento, per la restante parte con una restituzione a lunga scadenza a tassi di interesse molto bassi. Dobbiamo dire che questa misura è scaduta e che è in programma per essere riproposta, però se ci dovesse essere oggi una donna
disponibile ad intraprendere, ecco, un'attività da domani, purtroppo non ci sono agevolazioni. E noi riteniamo, ripeto, lo abbiamo detto prima quando parlavamo del lavoro dipendente, in effetti noi riteniamo che le donne, per essere inserite nel mondo del lavoro, devono poter ottenere più agevolazioni rispetto al mondo maschile, visto diciamo il numero importante che riguarda la disoccupazione femminile. Del resto poi noi diciamo, ma se lo Stato, ma questo vale per tutto, in modo particolare ovviamente per il mondo femminile, ma se lo Stato interviene, quindi con sgravi, con agevolazioni, per far assumere le donne praticamente, o per far intraprendere le donne, ma tutto quello che investe in questo senso non lo recupera da quello che spende poi per il sociale, cioè per dare poi l'assistenza dovuta sotto l'aspetto sociale a tutte queste persone, alle donne come detto in particolare. Quindi è vero che sembra che sia un investimento a perdere, ma certamente non lo è, perché praticamente poi su altri versi si risparmia. Ma poi una donna che vuole intraprendere, tra le altre cose, quando inizia un'attività inizia poi a pagare le tasse, quindi l'IRPEF, l'IRPEG, a secondo se è una ditta individuale o una società, incomincia a pagare l'IVA, in qualche caso addirittura incomincia ad assumere, quindi si mette in moto qualcosa dal punto di vista dell'economia importante anche per le istituzioni stesse. Tra le altre cose, io un altro dato che tengo sempre a ribadire ed a mettere in evidenza, per poi, ecco, quando parliamo di agevolazioni, quindi quando parliamo di risparmio per far iniziare un'attività o a favore delle aziende o a favore dei lavoratori, io tengo sempre a dire che noi abbiamo, lo Stato ha una spesa pubblica di 1.000 miliardi all'anno, di cui praticamente oltre 200, e questo non lo dico io, lo dicono statistiche attendibili, oltre 200 sono, quindi parliamo di 200 miliardi, pari all'importo dei fondi che arriveranno complessivamente dal PNRR, quindi praticamente, e di cui una gran parte l'Italia li deve restituire entro il 2056. Quindi parliamo di 200 miliardi di sprechi. Quindi dare agevolazioni per l'assunzione delle donne o per far intraprendere un'attività a una donna, tutti questi soldi si possono poi, quello che serve per investire in agevolazione si possono prendere dagli sprechi che, ripeto, sono molto molto importanti, e quindi c'è tanto da attingere dagli sprechi. Questo il suo invito, assolutamente. A questo punto le chiedo anche dal punto di vista fiscale, per una donna che decide di avviare una propria attività, rispetto agli uomini ci sono agevolazioni almeno fiscali o al momento non sono previste? Se saranno previste? Purtroppo la risposta è molto semplice. È molto semplice. Non ci sono agevolazioni fiscali per le donne. Praticamente così come sul reddito paga una persona fisica di sesso maschile, lo stesso importo lo paga una persona fisica di sesso femminile, sia per quanto riguarda quando parliamo di una ditta individuale o quando parliamo anche di una persona giuridica, quindi di una società, anche in quel se è formata da prevalentemente da persone di sesso femminile, anche in quel caso non ci sono
diciamo, sgravi di vantaggio per quanto riguarda la fiscalità. Non si pagano meno tasse, purtroppo. Quindi anche in questo senso bisognerebbe lavorare perché, ripeto, la disoccupazione femminile è altissima e per dare molte donne vorrebbero lavorare, quindi non è che, perché tra le altre cose, quando parliamo di disoccupazione femminile al 50%, parliamo di quelle persone che sono iscritte nei centri per l'impiego, quindi di quelle persone che cercano lavoro. Quindi, per dare dignità a queste persone, bisogna che effettivamente si faccia delle cose per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, sia per quanto riguarda il lavoro dipendente che per quanto riguarda invece poi il lavoro imprenditoriale, quindi per le imprese. E noi diciamo che in effetti, se vogliamo, il governo sta facendo delle cose, ha accorpato le aliquote, per cui ognuno di noi in un anno, per effetto di questo accorpamento delle aliquote, risparmierà 200 euro all'anno, quindi niente di importante, ma che comunque diciamo possono servire in modo particolare alle persone che non hanno grossi redditi, quindi ai redditi, parliamo di redditi medio-bassi, parliamo della riduzione del cuneo fiscale, ma questo vale per gli uomini e per le donne, i lavoratori dipendenti fino a 35.000 euro all'anno trovano dal gennaio 2023, per la verità prorogato anche il provvedimento per il 2024, quindi ad oggi fino al 31 dicembre 2024, i lavoratori dipendenti, come detto, fino a 35.000 euro, troveranno dai 50 ai 100 euro in busta paga in più. Poi c'è da dire che comunque tutto questo, i 200 euro all'anno precedenti, 50 ai 100 euro in busta paga in più, non vanno a coprire diciamo i danni che l'inflazione ha fatto alle famiglie. Noi parliamo di 3.500 euro all'anno di maggiore spese per le famiglie, quindi tutto questo non basta. Però ripeto, tutto questo vale per il mondo dei contribuenti, vale per il mondo dei lavoratori in generale, ma non fa una distinzione tra uomini e donne, quindi non ci sono provvedimenti specifici a favore delle donne. Lei sembrava chiaro nel dire che in qualche modo dei provvedimenti specifici a favore delle donne dovrebbero esserci. Lei diceva molto chiaramente che questo potrebbe essere anche un supporto importante, non solo per le donne che decidono di fare impresa o che per le tante donne che comunque vogliono lavorare, ma anche per l'intera società. Io le chiedo a questo punto, visto che si parla di riforma del fisco, cosa prevede rispetto però al mondo femminile? Io questo l'ho già detto, purtroppo non prevede assolutamente niente, quindi bisogna che il governo inizi a pensarci bene. Io personalmente, chi mi conosce lo sa, faccio delle battaglie che ritengo importanti, e da oggi in poi mi sta venendo un po' l'idea nei miei interventi sui giornali, per televisione comincerò a parlare proprio di questo, che c'è bisogno che per le donne ci siano delle agevolazioni particolare rispetto al mondo maschile, per cercare di ridurre quello che è la forbice per quanto riguarda l'occupazione, tra l'occupazione maschile e femminile, che praticamente è abbastanza allargata e che bisogna fare del tutto per poter restringere questa forbice.
E io sono sicuro che a furia di parlare, poi prima o poi le cose si ottengono, quando ovviamente si chiedono delle cose, come devo dire, ragionevoli. Quindi ci impegneremo anche sotto questo aspetto, in effetti. Purtroppo quindi possiamo confermare che anche per il futuro non sono previste. Per il momento non c'è niente, diciamo che praticamente, per la verità, è uscito un qualcosa che riguarda le lavoratrici dipendenti, e praticamente che per i periodi di paga dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 ci sarà un esonero contributivo delle quote a carico delle lavoratrici, quindi questo si riguarda soltanto le donne che hanno praticamente le lavoratrici madri che hanno tre o più figli a carico, anche se di questi tempi, ma lavoratrici madri che hanno tre o più figli a carico ce ne sono ben poche, per la verità, e quindi in questo senso c'è uno sgravio contributivo per cui alla fine troveranno dei soldi in più in busta paga. Solo che bisogna ricercarle, le persone che hanno più di tre figli a carico. Assolutamente, questo magari può essere anche un tema futuro, i servizi, ecco, no, da garantire a chi ha più figli. Provengo da una famiglia in cui mia mamma e mio padre hanno avuto cinque figli, tra le altre cose questi cinque figli non bastavano, per cui poi hanno adottato un'altra bambina, e quindi complessivamente siamo stati sei figli. Ma oggi più di uno o due figli è raro chi fa tre o quattro figli, insomma, quindi è un'agevolazione molto molto relativa. Io direi che per le donne nel mondo del lavoro, sia imprenditoriale che per quanto riguarda il lavoro dipendente, c'è da fare, ma c'è da fare e si deve fare molto di più. Assolutamente, allora io voglio ringraziare Gianni Lepre, docente universitario, economista, sempre per la sua disponibilità, e a questo punto le chiedo, ci lasciamo oggi con questo suo appello, ma anche impegno a parlare ancora di questo tema affinché prima o poi potremo annunciare delle misure, magari ci saranno. Diamolo per certo, ci vorrà un po' di tempo perché poi anche per quanto riguarda i miei impegni istituzionali ci lavorerò su questo impegno che io ho preso praticamente. E allora grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a voi, quando volete sono a vostra disposizione. Grazie ancora, grazie. Noi facciamo una brevissima pausa, torniamo tra pochissimo. Ed eccoci tornati in diretta dopo una breve pausa pubblicitaria, come annunciato anche oggi ovviamente spazio alle nostre rubriche. Salutiamo e ringraziamo ancora per la sua disponibilità il dottor Gianni Lepre per essere stato con noi in questa prima parte dedicata all'economia, in particolare per chi già ci ha seguito sin dalle 11:30 dall'apertura di questa nuova puntata di Campania Live. Abbiamo parlato di economia con un focus dedicato alle donne, al mondo del lavoro. Ma ora cambiamo completamente argomento. È il momento della nostra rubrica dedicata a salute e benessere con Paola Iandolo, con noi oggi il dottor Michele Pezza. Vediamo. Ben ritrovati con la nostra trasmissione dedicata alla salute. Oggi ci troviamo con il dottore Michele Pezza, medico dermatologo. Ben ritrovato, dottore. Buonasera, ben trovati. Allora, dottore, oggi con lei parleremo della salute della nostra pelle e parleremo della salute dei nei, ma parleremo anche di prevenzione del melanoma. Allora, io le chiedo subito quali sono i diversi tipi di nei e quali sono i segni che indicano la necessità di una valutazione da parte di un dermatologo. Sì, intanto diciamo che tutti noi abbiamo i nei. Avere i nei è una situazione assolutamente fisiologica e normale.
Il problema è che alcune volte queste lesioni pigmentate, questi nei, possono trasformarsi in melanoma, che è il nostro grande nemico. E l'altro grande problema è che il melanoma, almeno inizialmente, normalmente non dà sintomi. Per cui periodicamente è consigliabile fare queste visite. Spesso andiamo anche con i camper per le città, certo. Spesso si vede in piazza, per cercare di fare prevenzione. L'obiettivo è arrivare prima che il neo diventi cattivo o nelle fasi iniziali del melanoma. Perché la guarigione, quando togliamo chirurgicamente il melanoma, è praticamente quasi del 100%. Se invece si va negli stadi avanzati diventa tutto più complesso. Quindi quanto è importante questo sottolineare, che la prevenzione è importante. Dottore, quali sono invece i fattori di rischio appunto associati al melanoma e come possiamo proteggerci? Assolutamente. Spesso il paziente dice: ma quante volte devo venire a fare il controllo? Io dico sempre: dipende, è un po' come la macchina. Quante volte dobbiamo far controllare la macchina? Dipende quanti chilometri ci fai. Se io ho un paziente che ha un fototipo chiaro, che ha tanti nei, che ha preso tanto sole, che ha una familiarità per melanoma, certamente statisticamente ha più probabilità di poter fare un melanoma rispetto a chi ha un fototipo scuro, non ha familiarità per melanoma e non ha preso sole male nell'arco del tempo, cioè non ha avuto scottature solari. Per cui è chiaro che dipende, ci sono pazienti che vengono anche una volta ogni 2 anni, ogni 3 anni, e ci sono pazienti che devono fare 2-3 controlli l'anno. Il controllo va fatto, prima di tutto direi autovalutazione, cioè ognuno di noi deve avere la possibilità di vedersi e di controllarsi, cioè imparare a guardare il proprio corpo, quando facciamo una doccia, quando stiamo davanti a uno specchio. I nei dietro la schiena, spesso i familiari, non è la prima volta, la moglie, la compagna, a volte la figlia dice: hai questa lesione che non mi piace, che si è modificata. Oggi abbiamo anche gli smartphone, tutti che viviamo con uno smartphone. Basta fare una foto. Basta fare una foto, almeno per avere un'idea generale. L'autocontrollo. È importante. Poi chiaramente ci sono la visita specialistica e l'epiluminescenza o la videodermatoscopia. Certo che ci sono anche persone più soggette rispetto a un'altra, insomma, cioè i diversi fototipi di pelle, no? Assolutamente sì. Io dico sempre: noi abbiamo i fototipi, abbiamo dal fototipo 1, perché per capirci è Nicole Kidman, fino al fototipo 4 che è Belen. Quindi è chiaro che Belen ha un fototipo più scuro, quindi ha una melanina più efficiente, più facilmente si ripara dal sole rispetto a chi ha un fototipo chiaro. E il fototipo chiaro, quando a volte le pazienti con un fototipo 1, quindi molto chiare di carnagione, dice: dottore, ma io faccio molte lampade, cerco di stare sempre al sole, ma non mi abbronzerò mai. E io dico: signora, lei non si abbronzerà mai, perché il suo fototipo non le consente questo. È come se io volessi essere alto, biondo e con gli occhi azzurri. Ma c'è chi rischia di meno, è più esposto, insomma, al melanoma, sempre sì. Rispetto, ha fatto l'esempio, no, di Nicole Kidman rispetto a Belen, chi è che rischia di più? Assolutamente, il fototipo 1 ha maggiore possibilità, perché gli occhi chiari, la carnagione chiara. L'esposizione solare errata nei primi 18 anni di vita, cioè il sole che noi prendiamo male da ragazzini, è più facilmente in età adulta presenta il conto. Questo è qualcosa che spesso le persone di una certa età mi contestano. Dice: dottore, ma io non sono mai andato al mare. E io dico: signora, io non parlo solo del sole del mare, ma anche il sole della campagna, chiaramente, è sempre sole, o della montagna, e non parlo del sole di adesso, le parlo del sole di 40 anni fa, quando aveva 20, 15 anni. Incredibile, dice, la cute alla sua memoria. Sì. Dottore, parliamo di tecniche di intervento. Qual è la procedura standard per la rimozione di un neo? Una volta fatto il controllo, fatta la videodermatoscopia, qualora lo specialista ritenga che quel neo ha delle caratteristiche di atipia, cioè qualcosa che non convince lo specialista dal punto di vista clinico e dermatoscopico, si consiglia l'asportazione chirurgica con l'esame istologico a fini diagnostici. Cioè il dermatologo pone un dubbio che l'anatomia patologica, cioè il collega che vede col microscopio le cellule del paziente, il neo, ci darà il gold standard, si chiama, cioè ci dà la certezza se è buono o cattivo, cioè se parliamo di un neo che si stava per trasformare o se invece si tratta già di un melanoma. E se è melanoma, quanto profondo è quel melanoma?
Quindi come viene valutato un neo per determinare se è potenzialmente cancerogeno? Clinicamente e con la videodermatoscopia, cioè si fa l'epiluminescenza che è la possibilità di ingrandire il neo. Quando questo ingrandimento lo incamero in un computer, faccio la videodermatoscopia, cioè ho la possibilità di ricontrollare quel neo in quella posizione, in quel paziente, a distanza di tempo. Noi parliamo di sfumature, di dettagli, di colore, di millimetri, non stiamo parlando di cose grossolane. E quindi chiaramente che cosa succede? Che qualora ci sia qualcosa di atipico o qualcosa che si modifica in maniera irregolare, perché nei si modificano, basti pensare che esistono i nei congeniti, ma normalmente ognuno di noi nasce senza nei. Poi i nei aumentano di numero e di dimensioni fino intorno solitamente ai 50 anni. Pensiamo alla donna in gravidanza, i nei si modificano, quindi ci sono tutta una serie di modificazioni che sono fisiologiche. Qualora però la modificazione che valuta lo specialista clinicamente e dermatoscopicamente sia atipica, allora si consiglia l'asportazione chirurgica con l'esame istologico. Invece se non c'è la valutazione dell'esperto, la valutazione dovremmo farla noi, quali sono i segnali di pericolo, sì, che dovremmo valutare? È giusto, il classico ABCDE. Quindi la asimmetria, se il neo diventa asimmetrico, i bordi, se sono irregolari, il colorito, se è disomogeneo, il diametro, se è maggiore di 5 mm, e la E sarebbe la evoluzione, cioè come è evoluto questo neo. Non c'era un neo di nuove insorgenze in una persona di 60-70 anni, crea più preoccupazione in un neo di un ragazzo di 15 anni di nuova insorgenza, perché lì può essere fisiologico. Quello che non deve mai essere fatto è, se la lesione pigmentata è atipica, è causticarla, cioè distruggerla, bruciarla, per un fatto puramente estetico. Qualora ci sia un dubbio, va fatta analizzare dal collega anatomopatologo, che ci consentirà di avere la diagnosi di certezza istologica su quel tipo di lesione pigmentata. A proposito di questo, dottore, quanto è importante lavorare in equipe, in gruppo, nel suo campo? Assolutamente sì, io ho il piacere e l'onore di lavorare alla clinica Villa Maria a Passo di Mirabelleclano, dove faccio parte di un GOM. Il GOM che cos'è? È il gruppo oncologico multidisciplinare, cioè nel momento in cui si asporta una lesione pigmentata e l'istopatologo ci dà conferma che si tratta di un melanoma, quella lesione, questa diagnosi viene discussa dall'oncologo, dall'anatomopatologo, dal chirurgo, dal dermatologo, quindi da un insieme di figure professionali. Noi ci rapportiamo all'Istituto Pascale di Napoli del professore Ascierto, con i quali collaboriamo per vedere cosa dicono le linee guida. Quindi non è più quello che dico io o quello che dice un altro collega, ma quello che dicono le linee guida internazionali, così come si fa in tutto il mondo. Bene. Dottore, quali sono invece le opzioni di trattamento disponibili per i nei atipici o pericolosi? Per i nei pericolosi l'unica opzione terapeutica è quella dell'asportazione chirurgica con l'esame istologico, vorrei dire. Qualora invece la neoformazione cutanea, quindi la lesione pigmentata, sia francamente benigna, come io penso ad esempio ad una cheratosi seborroica, ad un nevodermico, ad una lesione francamente benigna che possiamo documentare e riportare nel tempo, allora si può fare anche l'asportazione tramite laser terapia. Penso ad esempio ad una cheratosi seborroica, cioè una lesione francamente benigna del viso, in modo tale da lasciare meno esiti cicatriziali al paziente. Allora, invece esiste un legame tra l'esposizione al sole e lo sviluppo dei nei oppure malattie cutanee? Assolutamente sì, il sole non va mai, io non sono un dermatologo che demonizza il sole, basti pensare che noi dermatologi la fototerapia la utilizziamo per tante patologie, dalla psoriasi alla vitiligine, ma come tutte le cose va presa in determinato modo, perché il sole preso in maniera errata, cioè senza protezione solare, con fototipi chiari, soprattutto nei primi 18-20 anni di vita, ci lascia, come dicevamo prima, dei segni nel DNA cellulare, che poi in età adulta, una memoria diciamo, che poi in età adulta ci presenterà il conto, quindi avrò più probabilità di fare tumori cutanei. Quindi la migliore tecnica per proteggerci dal sole è assolutamente la protezione. La protezione solare diretta, cioè la crema, e la protezione indiretta, un cappellino, un paio di occhiali da sole. Io dico alle pazienti, dico, uno può anche fare un po' di moda mare, mette una bella scamiciata, cioè non vuol dire che devo stare fermo, immobile, sotto al sole per 12 ore, semplicemente questo. Anche perché ci protegge dalle rughe, no? Esatto, perché è esatto. Dottore, quali consigli invece darebbe a qualcuno che ha molti nei oppure ha una storia familiare di melanoma? Di fare controlli periodici,
senza ansia. La visita specialistica serve a far a chiarire i concetti base al paziente, perché quello che non si deve avere è l'ansia, però il controllo mi serve anche a migliorare la mia qualità di vita in modo tale di stare più sereno e proteggermi dal possibile. Almeno una volta all'anno? Almeno una volta all'anno in media, sì. Bambini, adulti è indifferente? Nei bambini, ringraziando il Padre Eterno, è più raro. Questo non vuol dire che non esistono, ma è più raro. Nell'età evolutiva, nell'età adulta, assolutamente sì. E quindi come cambia la gestione dei nei nei diversi stadi della nostra vita, ad esempio dall'infanzia all'età adulta? Noi nasciamo senza nei, come dicevo prima, quindi i nei aumenteranno di numero e di dimensioni nel bambino che stiamo seguendo. Quindi un neo di nuova evoluzione in un bambino o in un adolescente, a meno che non ha delle caratteristiche particolari, lo controllo, lo monitoro, ma non mi crea grossi problemi. Mi preoccupa di meno, ecco, un neo nuovo di nuova evoluzione in una persona adulta mi fa pensare di più. Anche se noi parliamo di nei, quando parliamo di nei parliamo di cose nuove, quindi nella nostra testa sono tutti quelli neri che abbiamo nell'opinione pubblica. In realtà, quando parliamo di neoformazioni cutanee, parliamo di qualcosa che di nuovo mi compare sulla pelle, che può essere da una cosa semplice e francamente benigna, come citavo prima la cheratosi seborroica, fino del melanoma. Per il neo, per il paziente è tutto neo, perché è tutto nuovo, giustamente non può fare una diagnosi differenziale. Sta allo specialista distinguere quali sono le problematiche e far capire al paziente a cosa dare più importanza rispetto ad altro. La mappa dei nei si deve fare ogni anno inserita nella prevenzione? Nella prevenzione, soprattutto chi ha tanti nei e chi ha una storia, insomma, è consigliabile, sì, assolutamente. Bene, dottore, il nostro tempo a disposizione è terminato, io la ringrazio. Grazie innanzitutto delle preziose informazioni e ringrazio di essere stato con noi. Grazie a lei, dottoressa, un saluto ai telespettatori. Grazie a voi di averci seguito, alla prossima puntata. Grazie Paola, grazie al dottore Michele Pezza ed ora cambiamo completamente argomento con la nostra rubrica dedicata alla musica. Io ti prometto che da quest'estate non ti lascerò più andare, proprio come tua nonna quando imparò ad usare il cellulare. E invece io ho imparato a leggere le stelle, mi hanno detto che quest'anno è diverso, che la Juve vincerà la Champions, resteremo sempre insieme, non smetterai mai di guardarmi come un vecchio il suo cantiere. E io in questa relazione ci credo veramente tanto, non capisco cosa potrebbe andare male. Sei la mia squadra del cuore che arriva dritta in finale. Aiaia, e magari ti chiederò di sposarmi. Aiaia, ma questa parte del film non ti piace, vuoi passare avanti. Aiaia, vorrei dirti che da qui non te ne andrai mai, che sei quella giusta, perché il tuo Spider-Man preferito è Tobey Maguire. Vivevamo in riva al mare, ora mi vedi un po' diverso. Abitiamo in un luogo comune, da quando hai detto non sei più lo stesso. Sarà mica la solita scusa per... Prima della finale leggevo la Bibbia e ti sei arrabbiata. Pregavo San Paolo solamente per Paolo Dybala. Leggo un tuo messaggio in cui mi dici parliamo di cose serie, ma le tue parole io rispondo solo con i meme. Io amo le versioni studio, tu invece i live. Parlare con te è un po' come giocare a Shanghai. Dai, ma non posso mai credere che ci sia un altro. Amore, io per te ho perso la testa. Scherzavo quando ti cantavo in due, amore in tre, una festa. Aiaia, e magari ti chiederò di sposarmi. Aiaia, ma questa parte del film non ti piace, vuoi passare avanti. Aiaia, vorrei dirti che da qui non te ne andrai mai, che sei quella giusta, perché il tuo Spider-Man preferito è Tobey Maguire. Perché le mie paure erano zanzare che scacciavi con lo spray. Mi sembrava viaggiassimo insieme, invece ero un'auto ferma e tu un casello in autostrada. Io mi avvicinavo, tu eri sempre più lontana. A furia di guardare video di piscine degli indiani, credevamo che per costruire bastassero due rami, e invece no.
Oh, oh, oh. Ah, e magari ti chiederò di sposarmi. Ai, ai, ah, ah. Ma questa parte del film non ti piace, puoi passare avanti. Ai, ai, ah, ah. Vorrei dirti che da qui non te ne andrai mai, che sei quella giusta. Ma hai scelto di guardare Spider-Man con qualcun altro. Francesco Lista e Aniello Montella, ben trovati, i Claudia. Grazie, grazie. Buongiorno. Per noi è un piacere essere qui di nuovo, grazie mille. Ben trovati, grazie a voi. Ricordiamo che la band è composta anche da Antonio Vitelli e Raffaele Capriati, che salutiamo. Oggi voi siete in rappresentanza di questa giovanissima band che... nasce in Campania tra la provincia di Benevento e la provincia di Caserta. Nell'agosto 2021 avete deciso di unirvi e dar vita a questo progetto musicale, e quella che abbiamo appena ascoltato è Calcio Amore. Francesco, sì, ci racconti la storia di questa canzone, ma soprattutto partiamo dalla vostra storia. Allora, la nostra storia, come hai ben riassunto, nasce, cioè comincia nel 2021. In realtà ci conoscevamo da molto tempo prima, e ovviamente tra gli studi in conservatorio che Aniello e gli altri due ragazzi hanno seguito, e le nostre amicizie, insomma una serie di vicissitudini che ci hanno avvicinato, ci siamo conosciuti molto tempo prima. Nel 2021 abbiamo formato questo progetto musicale e abbiamo cominciato a lavorare ai nostri brani, e nel dicembre del 2022 abbiamo pubblicato Calcio Amore, che è il nostro primo singolo, a cui siamo affezionatissimi, perché è il brano che tra l'altro ci ha fatto arrivare in finale di Aria Sanremo, un concorso a cui abbiamo partecipato nel 2022, e siamo riusciti a esibirci di fronte ad Amadeus, e per poco, diciamo, non siamo arrivati a Sanremo Giovani. Ovviamente il nostro viaggio si è fermato lì, quindi è un brano a cui siamo molto affezionati, un brano molto leggero, scanzonato e ironico, e quindi riassume bene la leggerezza del pop di cui voi parlavate benissimo sui social nei giorni scorsi. Ecco, è stato annunciato proprio con questo tema che vi è piaciuto tanto, quindi complimenti a chi ha scelto questo tema, perché la leggerezza del pop, che fa bene, parlare d'amore, parlare di sentimenti, che è quello che voi avete scelto di fare. Sì, 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 sostanzialmente molto spesso qualcuno punta un po' il dito, no, contro il pop, nel senso, dicendo che è leggero, magari che non tratta temi, non sempre, perché poi a volte anche il pop sa trattare temi molto più delicati, temi sociali, temi politici, però è chiaro che la musica spesso nella storia ha raccontato anche i temi più leggeri, che poi, se vogliamo dirla tutta, così leggeri non sono. Una storia d'amore è sicuramente una cosa molto più leggera di tante altre cose, però ha le sue difficoltà e qualcuno dovrà pur raccontarla e cercare di condividerla, di alleggerirla in qualche modo. D'altronde non mi sembra che sia una storia che finisce bene. No, tra l'altro è una storia che finisce male, quella di questa canzone. E lui vuole chiederle di sposarla, esatto, di sposarlo, ma alla fine sceglie di guardare Spider-Man con qualcun altro che ha seguito. Cioè. Esatto, esatto, che è ovviamente una cosa molto semplice, banale quasi, ma per il protagonista di quella canzone questa è stata la cosa più tragica della sua vita, quindi... Ogni storia. Forse lo conosco il protagonista, sì. No, è un nostro amico, però. Non possiamo dire di più. Assolutamente, sì. Assolutamente. Però a quante persone può essere capitato di voler sposare qualcuno, di essere tanto innamorato e poi alla fine lei sceglie lui, sceglie un altro. D'altronde, come lo stesso Francesco ci raccontava, l'amore è sempre stato protagonista nella musica. Esatto, esatto. Esatto, la musica, anche diciamo soprattutto il genere pop, già nella sua terminologia, no? Essendo popolare, è qualcosa che si avvicina alle storie di tutti noi, alle storie più quotidiane, quindi è chiaro che molto spesso l'amore faccia da protagonista in moltissime canzoni. Noi non ce ne vergogniamo perché ci piace essere pop, vogliamo esserlo e cerchiamo di raccontare storie del genere. Ma assolutamente, noi speriamo anche noi oggi con gli amici che ci seguono a casa e con il supporto e la musica di Francesco e Aniello di portarvi veramente tanta leggerezza, perché a volte ci sono giornate in cui fa veramente bene. Ma io voglio raccontarvi anche qualcosa in più di questi ragazzi prima di passare al prossimo brano, perché voi avete già un EP di inediti all'attivo. Esatto.
Aniello Raffaele e Antonio sono diplomati al Conservatorio Nicola Sala di Benevento, mentre Francesco ha conseguito la laurea in traduzione specialistica presso l'Orientale di Napoli, studiando musica da privatista e coltivando la passione per la scrittura delle canzoni. Quindi poi scopriamo chi è che sceglie di parlare d'amore. Esatto, no, diciamo che ci mettiamo tutti d'accordo in un certo senso. Chiaro che scrivendo, siccome scrivo io i testi, o comunque il 99% delle parole, le idee partono un po' da me. Poi chiaramente, come ho detto, questo genere musicale ti permette di raccontare anche tematiche, tra virgolette, più leggere, sicuramente più leggere di altre cose, quindi... Ma di cui abbiamo tanta voglia, viva la leggerezza, ma assolutamente, lo stiamo dicendo esatto. Questa mattina. Esatto. Aniello, ci racconti come nasce la tua passione per la musica? La mia passione per la musica, allora... Dobbiamo andare un po' indietro, penso, dai, più o meno scuole medie. Sì. Vabbè, siete giovanissimi, quindi sì, non un po' indietro, indietro non, tantissimo. Non, esatto, non un secolo. Più o meno 12 anni fa, 12-13 anni fa, forse qualcuno in più e sono passati più anni e non me ne rendo conto, comunque alle scuole medie. Ho iniziato lì a suonare la chitarra perché la suonava mia cugina. Inizialmente odiavo andare a lezione di chitarra perché i primi esercizi sono noiosi, molto astratti, diciamo così. Però dopo c'è stato un brano che è Libertango, non so se qualcuno lo conosce, penso... Vi è familiare? Sì. Vabbè, comunque un brano di Astor Piazzolla, lo sentì per la prima volta e dissi "Wow, io voglio suonare la chitarra per suonare questo brano". Da lì poi un po' alla volta, studiando sia a scuola che poi da privatista, ho fatto il conservatorio a Benevento e ho continuato. E poi anche al liceo, vabbè, lì ho conosciuto tra l'altro Francesco. E ad oggi, diciamo, è la mia migliore amica la chitarra e la musica, cioè senza non mi sentirei io proprio. Francesco, anche per te la musica è sempre stata in qualche modo la tua migliore amica, la tua grande passione? Sì, nonostante non abbia seguito i loro stessi studi da musicista, ma abbia fatto altro, perché è sempre stata quasi un passatempo quando ero molto più ragazzino. Però è sempre stata presente, quindi a un certo punto mi sono accorto, ok, questa cosa è qui, è sempre con me. Finiti gli studi ho detto, prova a darle molto più spazio, lo spazio che merita magari. È rischioso, è un sacrificio che facciamo, però ci fidiamo della musica, cioè qualcosa che vogliamo fare. Quindi lei c'è sempre stata per noi, è il momento di esserci per la musica, diciamo, senza fare troppa retorica. E allora oggi, se siete d'accordo, proseguiamo così, alterniamo la musica alle parole. Se volete, spazio ancora ad una delle vostre canzoni. Cosa certo. Scegliete di farci ascoltare? Allora, vi facciamo ascoltare un brano forse un po' meno leggero, ma che è il nostro ultimo singolo, uscito il 1 marzo, è disponibile su tutte le piattaforme, si chiama Mind Gap, che è la frase ripetuta nella metro di Londra per stare lontano dal treno. È una canzone che parla di distanze, quindi di riuscire a mantenere la distanza da una persona, in un certo senso. Prego. Vai. Tra la luna e i falò, spero che trovi la premura che cercavi. Ti sei nascosta dietro le tue mura, io dietro Murakami, nel segno di Austin e Sir, ma non decritto i tuoi codici enigma. Il tuo futuro è scritto nelle stem, mentre il mio è un verbo chiuso dentro un paradigma. Ci fissiamo, ma senza dire goodbye. Tu sei Marina ed io ti guardo come Ulai. Sai che dicono alla TV che in underground quei fari sono i tuoi occhi blu. Round and col tuo nome sei tu la mia stazione, la folla urla wow, wow, mind the gap. Whoa, whoa. Whoa, whoa. Un basker mette un capotasto e accenna canzoni d'amore, ogni accordo sospeso è un dubbio che porta il tuo nome. Calcola adeguatamente le distanze,
come giocatori di curling. Sarà per questo, dice la chiromante, che non mi caghi più, darli per storie che si presentano ai TED. Sei voci in metro che narrano Polistead. Sai che dicono alla TV che in underground quei fari sono i tuoi occhi blu. Round col tuo nome sei tu la mia stazione, la folla urla wow, wow, mind the gap. Ti rivedo fra i pendolari che si nascondono dietro Allende, o che vivono sugli auricolari per non salutare un vecchio conoscente. Anche se abbiamo solo due P, domani vedrai fuori un best of. Ricordati che noi eravamo un film ed ora siamo solo lo spin-off. Ormai sei versi di un déjà vu, verrà la metro e avrai i tuoi occhi blu. Aniello Montella, Francesco Lissa e Claudia, grazie. Una curiosità prima di una breve pausa pubblicitaria, poi torniamo assolutamente con la musica, ma perché deve tenere le distanze? Allora, in realtà, tornando al discorso dei testi, delle tematiche, a noi piace anche... Oggi vogliamo essere leggeri, cioè sì, te lo sì, dico sì, Francesco, sì. Questa idea di leggerezza mi è piace bella, tantissimo. Sì, infatti siamo contentissimi di portare leggerezza. A noi piace guardare alla leggerezza, in questo caso all'amore, anche da diverse angolazioni, no? E questa canzone parla di riuscire a mantenere le distanze da qualcuno che purtroppo ci ha lasciato in una relazione o in qualsiasi, diciamo, ambito, ma allo stesso tempo parla anche del fare i conti con lo spazio lasciato dentro di noi. Quindi gap è una parola in inglese ha diciamo più significati, quindi vuol dire sia spazio sia vuoto. E quindi stare attenti a questo spazio, sia a livello di distanza che a livello di spazio lasciato dentro di noi da questa persona, che nel caso della canzone è una ragazza che non, diciamo, non è più con noi, e quindi magari è con qualcun altro. Una riflessione sui sentimenti. Sì, esatto. Quindi leggerezza sì, ma a volte anche più profonda, dai. E allora, noi ci fermiamo una brevissima pausa, torniamo tra pochissimo, ancora con noi i Claudia. Abbiamo comprato una casa sul mare, perché era quello che volevi da piccola. Ci siamo detti ce la possiamo fare, anche se preferisci sushi alla pizza. Abbiamo passato intere giornate su un divano con i gatti e una coperta. Il binge watching di A Me Your Mother ci avvicinava forse alla vita perfetta. Ti ho detto mai ti va di andare a un live, vorrei baciarti su un pezzo dei 1975. Sarebbe bello se non fosse che ogni fottuta notte mi sveglio sudato, chiedendomi cos'ho che non va, perché ciò che ricordo è immaginario e quella vita è solo un film da Oscar. Sabato sera dentro un'oasi, lontani dalla confusione del deserto, via da tutte le persone perché preferivi iniziare rivoluzioni dal tuo letto. Era il tuo libro di matematica pronto a illustrarti mille teoremi. Avevo imparato a trasformare tutti i tuoi dimostramici. Di ogni fottuta notte mi sveglio sudato, chiedendomi cos'ho che non va. Oscar.
sorta di effetto Mandela, falsificare i ricordi di una vita intera come documenti per oltrepassare la frontiera che divide il mondo che mi son creato con la fantasia di Tolkien dal nostro passato che mi rincorre in sogno ogni notte. Lo so che non mi credi se te lo dico, ma io corro come il vento che soffia. Ogni fottuta notte mi sveglio sudato, chiedendomi cos'ho che non va. Perché ciò che ricordo è immaginario e quella vita è solo un film da Oscar. Francesco Lista, Aniello Montella e Claudia a Campania Live, ancora spazio alla musica, ai sentimenti, all'amore e viva la leggerezza. Ce lo siamo detti in questa prima parte della vostra intervista, del vostro intervento in diretta sul canale 16 e si parla ancora di sentimenti. Oscar, questa canzone come nasce? Cosa racconta? Io voglio invece, prima di lasciarti descrivere anche, perché il bello di avere un'esibizione live dal vivo è un po' come presentare un libro, si può ascoltare, ma si può scoprire anche da chi ha scritto e composto quel brano quale messaggio voleva trasmettere, perché poi le canzoni, proprio come i libri, come quando racconti una storia, ognuno la percepisce diversamente. In questo caso chiediamo all'autore perché i brani vengono scritti da Francesco, arrangiati automaticamente da tutta la band e contengono storie che nascono, raccontano speranze, incertezze, sogni adolescenziali, difficoltà di trovare il posto nel mondo e nell'essere se stessi. Sì, Oscar, allora è una canzone un po' particolare, anzitutto cade proprio a pennello, visto il periodo, no, con la consegna degli Oscar di recente. È un po' un omaggio ai film mentali, in un certo senso. Ognuno di noi, no, immagina una vita che magari non è mai esistita, non solo nel futuro, ma a volte spesso anche nel passato. Cioè noi a volte tendiamo, non tutti chiaramente, a eliminare i ricordi più brutti e a ricordare soltanto le cose più belle, a ricordare una vita che in realtà non è mai esistita in un certo senso, no? Come se avessimo vissuto proprio in un film da Oscar, ovviamente un film bellissimo in questo caso. E come hai detto tu, tra l'altro, a noi piace anche non svelare troppo, nel senso che ci piace che magari qualcuno si interessi ai testi e possa immaginare, no, una sua interpretazione della canzone e magari trovare nuovi significati. Ma Oscar parla principalmente di questo, quindi è un po' questo omaggio ai film mentali, no? Alla fantasia di ognuno di noi per sfuggire a volte alla realtà che così leggera appunto non è. Un invito ancora una volta alla riflessione, ai sentimenti, all'amore, che poi l'amore può essere, come nel caso della canzone di prima, no? Una relazione che finisce, che può essere una relazione d'amore, ma può essere anche una relazione d'amicizia. Sì, qualsiasi cosa, sì, ovviamente principalmente tendiamo a parlare d'amore, ma chiaramente può essere qualcosa a che fare tra amici, in famiglia, qualsiasi tipo di relazione, quindi cerchiamo di, come dire, di scandagliare, no, i sentimenti un po' da tutti i punti di vista. Voi avete già diversi brani vostri, Aniello, com'è, funziona il confronto tra voi in band quando Francesco scrive un nuovo testo? Allora, il 99% delle volte non voglio fare la sviolinata, però già viene con delle demo, lui parte, diciamo, parte tutto da lui che appunto scrive, fa delle demo e che ci propone appunto alla band in studio. Spesso, quasi sempre, già queste demo sono ottimi punti di partenza da cui lavorare. Per quanto riguarda Oscar, però dai, sto qua, me la tiro un po', me lo merito. In realtà è nato prima il riff di chitarra della canzone, poi successivamente è stato aggiunto il testo da Francesco, che se non sbaglio era il testo di un'altra canzone. Sì. Devi parlare più tu perché tu sei più attento di me, perciò sì, su tutti i dettagli. Hai il compito di elaborare ma anche di raccontare a chi ci segue da casa come nascono le vostre canzoni. Sì, assolutamente, anzi ci fa veramente molto piacere riuscire a raccontarlo, sì. Anche se in questo caso Aniello meritava un po' di credito, visto che questa canzone partiva da lui, perché il 99% delle volte cosa succede? Scrivo un testo con una melodia, con degli accordi, principalmente parto dalla chitarra, raramente dal pianoforte, anche se questa canzone è nata su un pianoforte, lo porto in studio, quindi faccio ascoltare la versione demo
alla band, quindi chitarra e voce, e da lì cominciamo a strutturare tutto. Quindi abbiamo il nostro bassista Antonio che ci fa da produttore, quindi che insomma coordina un po' tutti gli arrangiamenti e cose del genere. Poi arriva la parte ritmica di Raffaele, il batterista, Aniello aggiunge le chitarre, ok? E quindi alla fine poi abbiamo la canzone che potete ascoltare su tutte le piattaforme. Però in questo caso, Oscar, io avevo un testo su un giro di accordi al pianoforte che poi ho riadattato su una sua parte di chitarra, che era completamente un altro brano. Quindi abbiamo unito un po' le due cose ed è nato il brano che avete appena ascoltato. E tra le altre cose, oltre a raccontare l'amore, i sentimenti, il confronto, anche parlate in uno dei brani anche della difficoltà di una band emergente di provincia. Esatto. Infatti abbiamo questo brano proprio per dimostrare, non parliamo solo d'amore, quindi di sentimenti, ma parliamo anche un po' della nostra storia, quindi delle difficoltà di una band emergente in provincia, quindi dove la visibilità è quello che è, le opportunità non è che siano tantissime, ma non lo diciamo per piangerci addosso, cioè lo diciamo in maniera oggettiva. No, anzi, state facendo tante cose adesso. Sì, stiamo facendo molte cose, stiamo pubblicando i nostri brani, riusciamo comunque a suonare, anche se diciamo per ora ancora in zona, rimaniamo in Campania principalmente, però stiamo collaborando anche con altre figure esterne, diciamo, è tutto in fase di lavorazione, che ci permetteranno chiaramente di riuscire a suonare anche fuori, di riuscire ad espanderci un attimo e di riuscire un attimo a farci conoscere di più, ecco. Tant'è tra i progetti proprio l'impegno ad estendere gli orizzonti, no? Sì, assolutamente. Il nostro obiettivo è proprio quello di riuscire a condividere la nostra musica praticamente in più posti possibile, quindi... Ma con l'Italia, dillo. Con l'Italia, dai, diciamolo, cioè uno deve essere... Con l'Italia, sì. Sì, no? No, di più, Europa, mondo. Siete giovanissimi, quindi ovviamente è un qualcosa che è nato da poco, sì. Che parte dalla singola passione dei componenti per la musica, dai vostri studi, dalle vostre esperienze, però avete già scritto diversi inediti, pubblicato un EP ed ora state lavorando ancora. Io vi chiedo se c'è qualcos'altro che volete far ascoltare al pubblico di 8 Channel. Allora, possiamo concludere con cui salutarci anche. Con cui salutarci. Anzitutto specifico che il brano di cui parlavamo si chiamava Non è facile essere musicisti in Groenlandia, che in maniera ironica racconta un po' questa vita difficile degli emergenti. Ma vi salutiamo quindi con un brano che si chiama Arcade, che abbiamo pubblicato a maggio dell'anno scorso. C'è un videoclip su YouTube e nulla. Noi vi ringraziamo tantissimo. Ma ci salutiamo poi dopo, questo diciamo... Okay. Ascoltiamo ancora la musica, okay. Ci sarà ancora leggerezza? Assolutamente sì, è un brano che celebra un po' la nostra passione anche per il mondo nerd, i videogiochi, i film, le serie TV, quindi bellissimo. Va benissimo. Ci sei? Yes. Tre... Ilaria, hai visto storie di persone straordinarie, delle tue vecchie amiche che ora vivono in riva al mare, di Luca che ha superato il test in medicina, di Chiara che vive le notti al Princess e dorme di mattina, e ti sei chiesta il mio posto dov'è? Ilaria, fa attenzione, bada che quella felicità a volte è solo un'enorme illusione ottica. Meglio se usi Instagram per i video dei gattini, ricette innovative, meme e le storie di Lundini, perché in fondo lo sai meglio di me che anche se la tua vita ti sembra piena di bug, non ha bisogno di nessuna patch. Credo di sapere questa notte che cosa farai. Combatterai le forze oscure ascoltando musica, lo fai. E poi in mezzo a tutti questi videogiochi per la play, voglio solo ricordarti che tu sei ancora il mio super videogioco arcade.
Dopo tutto ciò di cui hai bisogno lo sei solo tu, lo stretto indispensabile te l'hanno insegnato Mowgli e Baloo. Quando da piccola guardavi film in videocassette, tutto il mondo finiva dentro alla tua cameretta. Adesso Ilaria, per favore non farti distrarre dalle persone che spiegano la vita da grande. Cosa ti importa di chi viaggia tra Tokyo e Milano? Tu hai visitato 100 mondi in Dungeons and Dragons. Credo di sapere questa notte che cosa farai. Combatterai le forze oscure ascoltando musica, lo fai. E poi in mezzo a tutti questi videogiochi per la Play, voglio solo ricordarti che tu sei ancora il mio super videogioco arcade. Cosa ne sanno gli altri dei nostri viaggi in auto lunghi ore? Mentre guidavi ti trasformavi in James Corden in un carpool karaoke. E forse tu sei solamente un grande glitch del multiverso, ma abbassando i finestrini urliamo che in fondo va bene lo stesso. Francesco Lissa, che suona e canta, quindi voce e sì, musica, la musica di Aniello Montella. Che bello immaginare, io non so, adesso poi mi direi tu se il messaggio che ho recepito è quello giusto, ma immaginare in questo periodo in cui ci avviciniamo alla primavera, c'è voglia di viaggiare, voglia di vacanze, i nostri viaggi lunghi, quindi in qualche modo sì, si lascia anche il tempo al videogioco per vivere questi come viaggi. No? Sì, tra l'altro la canzone parla anche di viaggi. Cosa ne sanno gli altri dei nostri viaggi in auto lunghi ore? Quindi parla sì dei videogiochi, ma parla anche insomma di questo mondo fatto di, in qualche modo di scappare, no? Di andare via. Quindi assolutamente. Io penso a te quando sento quella parte, per tutti i viaggi che ci facciamo per andare da un posto all'altro, personale chilometri in auto, lunghe ore, però che in primavera torneranno, esatto, assolutamente. Torneranno più dell'inverno. Perché questo è un altro aspetto, voi raccontate le difficoltà di una band giovane, emergente, sì, ma anche il grande impegno, non solo la passione per la musica, gli sì, studi portati avanti, gli allenamenti, posso chiamarli allenamenti come costanti, no? Anzi, le prove. Piace, la metafora calcistica, assolutamente. Possiamo? Come no? Assolutamente no, siamo allenati tanto per questo, quindi... E continuiamo a farlo. Si sa che poi quando si avvicina l'estate, la primavera, questo allenamento... Come una squadra che si prepara alla nuova stagione sì, calcistica, esatto, al contrario, esatto, mentre magari in questo periodo prima si parlava di Champions, no? Esatto, esattamente, no, ci stiamo preparando per... Poi al contrario, arriva la primavera, vi preparate esatto, a nuovi appuntamenti. Facciamo la preparazione al contrario rispetto alle squadre calcistiche. Sì, sì, sì. Mi piace anche a me questa metafora calcistica, questo tempo che si inverte. Sì, 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 a noi siamo grandi amanti del calcio, tra l'altro, quindi lo seguiamo. E... Per le squadre che tifiamo un po' meno della Champions, però non diremo per cosa tifiamo. Per non... Una canzone l'avete detto, io vi ascolto viene con attenzione. Viene citata una squadra però... che... Sì, sì. E allora va bene, titoli no, scherzo, volete... in una canzone viene citata, quindi non so se poi è condivisa da entrambi. Allora, la squadra che citiamo è la Juventus, perché il protagonista di quella canzone, insomma, la storia ha a che fare con la Juventus e lui tifa questa squadra, mentre io tifo Roma, che quindi almeno con i colori giallorossi c'è vicinanza al Benevento. Col Benevento, dai. Bella sviolinata. Che è la vostra provincia, voi siete provincia di Benevento e quindi esatto, giustamente quindi ci la ruffianata sta, l'abbiamo fatta tranquillamente. Fatta. Complimenti. Quindi. Partendo. Vabbè, siete di Benevento, no, quella no, è magari sì, la squadra sì, del cuore legata, sempre, siete sì, della provincia di Benevento, l'abbiamo detto, la vostra è una band campana dalla provincia di Benevento alla provincia di Caserta. Quindi esatto, esatto. Io vi chiedo, perché veramente dobbiamo salutarci, ma ci sono dei progetti che vogliamo già annunciare o ci lasciamo con l'impegno poi di ritrovarci e annunciare i nuovi progetti? Noi speriamo di ritrovarci e annunciare qualcosa di importante, visto che è ancora tutto molto in cantiere, ma ci saremo. Siamo un po' scaramantici. Sì, salutiamo gli altri due della band solo, ragazzi, un bacio e salutiamo tutto e il tutti voi, pubblico. Beh.
Allora, restate con me, scopriamo i titoli del TG di 8 Channel delle ore 14 con Rossella Strianese. Rossella, a te. Ci siamo, eccoci, buongiorno Imma, buongiorno ai tuoi telespettatori. Allora, questi sono i titoli del nostro telegiornale. Autonomia, De Luca attacca, Fitto smorza lo scontro. Alla Campania mancano 30 miliardi, avverte il governatore, che conferma la battaglia contro l'autonomia. Il ministro in collegamento con la CGIL a Napoli assicura pronti all'intesa anche con la Campania. Non siamo interessati alle polemiche. Sono amica di Putin, minacciava l'anziano, botte e intimidazioni all'ottantenne invalido che doveva accudire una badante russa, è stata arrestata dai carabinieri a Pozzuoli. Per l'anziano un incubo durato mesi fino all'allarme lanciato dalla figlia. A Benevento, ferrovia in tilt, l'odissea dei viaggiatori, proseguono i disagi per i passeggeri della linea ferroviaria Roma-Bari-Lecce via Benevento per la frana lungo il tratto tra Montecalvo e Ariano Irpino. Oggi giornata di rientri e boom di pendolari costretti a usufruire dei bus sostitutivi. Ad Avellino il caso delibere, la procura chiarisca, ancora polemiche per l'inchiesta sulle delibere mai pubblicate, il difensore di Festa chiede gli atti, non sappiamo da cosa difenderci. Ma Giordano del Partito Democratico attacca, ci aspettiamo ora che la procura faccia piena luce. Turismo, grazie ai cinesi, Napoli batte anche Venezia, continua la crescita turistica della città che supera Venezia e si piazza al 26° posto tra le 100 città più apprezzate d'Europa. Intanto a Pasqua previsto il pienone con circa 200.000 presenze, sold out anche nel Salernitano. A Salerno infine staff di Coscioni chiede di tornare al Ruggi, l'equipe del primario ha inoltrato al GIP la richiesta di reintegro in ospedale, l'inchiesta è scattata dopo la morte di un paziente. Intanto sulla vicenda De Luca ha chiarito, i servizi saranno garantiti sempre a livelli altissimi. Queste le principali notizie, tanto altro vi aspetto alle 14 in punto in diretta su 8 Channel. Grazie, grazie Rossella Strianese. Voglio ricordarvi velocemente, come sempre, attraverso anche i nostri social, potete essere costantemente aggiornati sulle produzioni in onda sul canale 16, sabato 20 e 45 c'è Offside, 22, sabato 22 e 45 sotto Channel c'è l'appuntamento con Offside ed ancora è possibile rivedere la replica della linea, la versione on demand dell'appuntamento con l'approfondimento a cura di Rossella Strianese e come sempre vi ricordo se volete potete rivedere anche questa puntata, questa che vediamo adesso è la puntata di ieri ma anche questa puntata in versione on demand dal sito di 8 Channel www.8channel.tv e quindi riascoltare anche la musica di Claudia che voglio ancora salutare. Ci siamo lasciati con l'impegno perché in realtà degli impegni ce li hanno, però noi li racconteremo in futuro. Esatto. Grazie ancora Francesco Lista e Agnello Montella. Grazie, sempre un piacere, siete veramente super ospitali, grazie mille. Allora, concludiamo così questa bella settimana, noi ci rivediamo la prossima settimana come sempre dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13 in diretta sul canale 16.